l'avvio ad un seminario, chiamerei stamattina un seminario di studi, un'espressione che ho imparato a percorrere proprio grazie a Sua Eccellenza Monsignor Viuzzi, che in questi anni ci sta insegnando quanto sia importante e sinergica una rete orizzontale educativa che apra la scuola all'esterno quasi in un flusso osmotico di interistituzionalità. Auschwitz è stata la mia università. Ecco, e con questa frase di Edith Bruck, sopravvissuta del campo di sterminio di Auschwitz, che vorrei aprire questo momento, questa mattinata di riflessione. La scuola esperienziale che cerco di favorire quotidianamente con ogni iniziativa, con ogni mia firma, ci ha portato un mese fa alla LUMSA, nell'Aula Magna. Una piccola rappresentanza, con me c'era la professoressa Corradetti, che penso di aver visto prima, una rappresentanza di studenti. E durante questa premiazione il nostro istituto comprensivo si era aggiudicato un premio nazionale, è arrivata Edith Bruck e in una manciata di minuti ci ha aperto le menti, ci ha riempito i cuori. Non ha parlato di orrori, ma di luci. Lei, che a 13 anni si è trovata ad Auschwitz, ha parlato di luci. Ecco, questo è il taglio che il Falcone Borsellino ha dato alla Settimana della Memoria. Sua Eccellenza, noi stiamo adottando dei giusti in tutte le nostre scuole medie e scuole primarie. Il libro di Don Eugenio Merrino è assolutamente aderente alla nostra progettualità d'istituto perché San Massimiliano Kolbe è il giusto tra i giusti che la nostra scuola sta adottando. Ma non posso non riprendere le parole di Edith Bruck. Lei, a fronte delle umiliazioni, delle violenze che ha vissuto sulla sua pelle, il numero 1152, ci ha parlato di luci e sono quelle che io vorrei aprissero questo seminario. Tra l'abbaio fortissimo e violento di cani lupo, appena Edith Bruck è scesa con la sua famiglia dal treno che l'ha portata ad Auschwitz, c'era già lì la prima luce. I tedeschi dividevano i ragazzi sotto i 14 anni e gli uomini e le donne sopra i 45 anni a sinistra. Ed era la morte certa, perché non erano braccia di lavoro. A destra andava la popolazione ebrea dai 14 ai 44 anni. Edith ne aveva 13 ed era già condannata a morte. La luce è arrivata perché il soldato tedesco, malmenandola, rompendole un orecchio, l'ha costretta ad andare a destra e si è salvata. Da lì il percorso di sopravvivenza. Un'altra luce è arrivata quando, mentre era stata coinvolta nella cucina degli alti ufficiali tedeschi, a un certo punto il cuoco, un soldato tedesco, le chiede: come ti chiami? Cosa umana, frase umana in un contesto disumano. E lei racconta di aver avuto un pettinino. Questo cuoco le regala un pettine perché le dice: io ho una figlia come te a casa, serenamente nella sua cameretta, ti regalo questo pettine. Edith Bruck sopravvissuta, che pronuncia il suo nome, che non aveva più, lei era il numero 1152. Lei parla di luce, di umanità in un contesto di disumanità. Un'altra luce arriva quando viene graziata, si ribella durante un percorso tremendo, non riusciva a tenere in mano un peso di un chilo,
sei talmente coraggiosa che ti lascio in vita. Lei ha sottolineato quanto l'umanità possa contrastare tutto quello che è disumanità assoluta. L'ultima luce arriva quando viene costretta a liberare un campo da una grandissima quantità di morti, con un lenzuolo bianco dovevano tirare questi morti dai piedi e portarli altrove. E ha raccolto l'ultimo pensiero di un caduto, di un ebreo: se sopravviverai a tutto questo, racconta per noi, parla per me, non ti crederanno, ma parla per me. Ecco, io vi posso assicurare, vorrei trasmettervi quello che è stato il momento della memoria, vissuto in presenza con una sopravvissuta di Auschwitz, che veramente ha cambiato a me, ai miei professori, agli studenti che erano con me, la visione di una vita che non può prescindere dal valore inestimabile dell'umanità. La scuola si trova a vivere una rivoluzione incredibile, è una rivoluzione del nuovo umanesimo educativo che necessariamente fa uscire dai libri, fa uscire dalle aule, ricominciare dall'educazione al civismo attivo, alla consapevolezza, al contrasto dell'indifferenza. Parlo di problematiche attuali, Afghanistan, Ucraina, i flussi migratori di chi scappa dalle guerre, l'ambiente, il clima, parlo di problemi attuali di fronte ai quali noi abbiamo il dovere di educare i nostri figli a non essere indifferenti. San Massimiliano Kolbe rappresenta quella scelta giusta che troverebbe anche oggi, nei contesti che vi ho detto, la consistenza, la consapevolezza. Pertanto io sono assolutamente onorata di questo seminario di studi che sta avvenendo nel cuore di un istituto comprensivo complesso che si sviluppa in una logistica che spesso può creare momenti di abbattimento, di svilimento, ma che mattinate come queste vi posso dire che restituiscono tutto l'impegno professionale che il collegio docenti e il personale ATA investono quotidianamente per i nostri studenti. Grazie. Anche se poi dobbiamo prepararci, perché dovremmo essere in prefettura oggi, come sapete, la giornata della memoria, e allora ci sono molte manifestazioni, vengo discusso anche con i relatori, se poi non potrò ascoltare, però desidero innanzitutto manifestare la mia gioia e anche la gratitudine al dottor Eugenio. Facciamo un applauso per questo. La preside e tutta la scuola che davvero è molto attenta a questi momenti importanti della vita di tutta la società contemporanea. Io voglio dirvi solo due pensieri brevissimi, ragazzi. Il primo: cosa significa celebrare la giornata della memoria? Per me significa questo: rispondere a questa domanda, ma io voglio veramente bene ai miei fratelli e sorelle che sono accanto a me? Ecco ragazzi, mi permetto di rivolgere a voi questa domanda. Voi volete bene ai vostri amici che sono accanto a voi, a cominciare dagli amici in famiglia, papà, la mamma, sorella, fratello, nonna, nonno. Vogliamo veramente bene a loro? Perché che senso ha celebrare la memoria? Un avvenimento grave, abbiamo ascoltato delle parole della preside, è un fatto gravissimo. Ma che senso ha celebrare la giornata della memoria se io, dopo questo incontro, vado a casa, riprendo la mia vita e non mi interesso degli altri? Non voglio il bene degli altri.
È un po' sulla domanda un po' difficile, impegnativa, ma davvero però vedendo voi, i vostri volti sereni, gioiosi, davvero confido che voi possa tornare a casa e riprendere questa domanda. Ma io confido bene agli amici che sono accanto a me. Seconda domanda, dobbiamo fare memoria, ma dobbiamo anche capire che cosa è successo. Ragazzi, forse questo è un po' più difficile ancora. Perché pensando a questa giornata mi chiedevo, nonostante tante giornate nella memoria e ci sono ancora le guerre, com'è possibile? Facciamo di tanti avvenimenti grandi, facciamo memoria, però quante guerre ci sono nel mondo? Meno di rispondere. E allora mi permetto, voi che sarete gli uomini e le donne del futuro, gli intellettuali del futuro, quando noi facciamo memoria, non basta dire, non basta ricordare la data, ma dobbiamo capire che cosa è successo e perché è successo, perché altrimenti sarà un ricordo fine a se stesso. E molti fanno bene a non ricordare più, perché ma che senso ha ricordare se poi non ci sono delle conseguenze, degli impegni, anche diciamo pure, dei passi avanti nella vita personale e comunitaria. Allora io vi auguro, ragazzi, che tornando a casa, lo dico per me, tornare a casa, rispondere alla domanda, ma io voglio veramente bene agli amici che sono accanto a me, seconda domanda, ma che cosa è successo? Perché è successo tutto ciò a Auschwitz? Perché facciamo memoria di questo avvenimento così grave per la vita, nella storia dell'umanità? Ecco, vi auguro di vivere questa giornata perché confido molto nel vostro impegno. C'è una bellissima frase che Don Eugenio ha ripreso di Paolo VI in copertina, dice: l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri. Basta solo, non servono più troppe parole, basta la nostra testimonianza. Anzi, quando parliamo dobbiamo sempre interrogarci se siamo testimoni di ciò che diciamo, perché dire parole oggi credo non serve più a nulla. Il mondo ha bisogno di testimoni, o meglio, come direbbe Paolo VI, di maestri, perché sono testimoni. E allora auguro a tutti i docenti della scuola di essere veramente maestri, perché sono testimoni. E veramente mi permetto, ragazzi, di dire un pensiero di gratitudine ai vostri insegnanti, grazie per quello che fate per i nostri ragazzi, perché davvero è un grande dono per voi. Buona giornata a tutti. Ed è una di quelle storie che ti restano dentro,
ti lasciano una traccia straordinaria che mi accompagnerà poi per tutta la vita. Non dimenticherete più il nome di questo straordinario padre, di questo santo, di questo uomo che in quel momento storico, in quella occasione, ha dimostrato cosa significa essere uomo e cosa significa essere esseri umani in un momento in cui l'umanità veniva profondamente squarciata, annientata dalla Shoah ad Auschwitz e non solo ad Auschwitz e non solo in quell'epoca storica. Padre Kolbe ci ha insegnato cosa significa amare fino all'estremo sacrificio, ci ha insegnato cosa significa fare memoria oggi, perché oggi possiamo fare memoria ricordando la figura di Padre Kolbe e percependo che in quell'occasione, purtroppo anche oggi, perché fare memoria significa saper leggere anche l'attualità, costruire un futuro diverso, evitare che ciò che è accaduto possa riaccadere, come ti volevi raccontare e ci hai insegnato. In quel momento e in quell'episodio, in quella vicenda di Padre Kolbe, che ci ha... Io posso provare anche senza, se mi sentite. In quella vicenda di padre Kolbe, che ha portato, ovviamente, a causa dell'evasione di un prigioniero ad Auschwitz, a rastrellare 10 persone che sono state punite con la sanzione della morte nel bunker della fame, noi abbiamo la percezione di cosa significava in quel momento l'essere umano. L'essere umano era un numero, c'era la concezione dell'umanità come una somma di numeri che cancellava anime, volti, sogni, aspettative. Allora venivano raccolte 10 persone a caso, senza sapere chi fossero, qual era la loro storia, perché 10 dovevano essere uccise per sanzionare l'evasione che c'era stata. In quel momento uno dei 10 chiese pietà, dicendo: io non sono un numero, io sono un padre, ho dei figli che sono lontani, dai quali voglio tornare. Ecco, in quel momento in cui 10 persone venivano concepite come numeri, un uomo si è fatto avanti e con uno squarcio di luce ha sacrificato la propria vita per un altro uomo, del quale ha riconosciuto sogni, aspettative, un'anima. Ecco perché la storia di Padre Kolbe è la storia che più di ogni altra, come tante altre, ci insegna cosa significhi oggi fare memoria. Guai a considerare gli uomini, le persone come numeri. Guai a considerare la normalità come un concetto assoluto. Esistono solo le straordinarie diversità che ci appartengono, i nostri talenti che devono essere valorizzati. E allora Padre Kolbe non si è girato dall'altra parte, ha guardato negli occhi chi chiedeva pietà, ha guardato negli occhi i suoi aguzzini ed è stato uomo creando amore. Ed è stato uno straordinario messaggio contro l'indifferenza. Allora la giornata della memoria, so che una delle linee della scuola è proprio questa del ministero, cioè rimarcare la necessità di combattere l'indifferenza, un messaggio straordinario contro l'indifferenza. Allora ragazzi, fare memoria, con questo vi saluto, vi salutiamo perché purtroppo abbiamo un impegno in prefettura, ma sarà una giornata straordinaria con tutti i relatori che sono qui. Significa non voltarsi mai dall'altra parte quando vedete che c'è la necessità di fare una scelta. Scegliete sempre da che parte stare, scegliete la parte giusta, scegliete la parte degli ultimi, dei deboli, di chi è in difficoltà, di chi è capace di tendere una mano sia per chiedere aiuto che per aiutare, perché dietro questo messaggio di mani che si tendono per tenersi insieme il messaggio più grande della fratellanza e dell'uguaglianza, che oggi più che mai, in un momento storico in cui quello che succede nel mondo ci ha fatto capire che il mondo di pace è stata soltanto forse un'illusione, dobbiamo combattere e costruirla, la pace, quotidianamente, per riprendere quel percorso lungo la linea che Padre Kolbe, come tanti altri donne e uomini ci hanno tracciato per la pace, per l'amore, nella lotta contro l'indifferenza. Buona giornata a tutti.
Tutti i nostri testi hanno esposto il proprio lenzuolo dedicato ad un uomo, una donna, un bambino, un ragazzo, una ragazza, vittime innocenti di un analogo sistema violento e fratricida, quello delle mafie. Quindi questo rientra un po' nel piano dell'offerta formativa di una scuola che prova ad essere al passo di un'educazione che deve necessariamente, come dicevo all'inizio, essere rivoluzionaria. Restare chiusi dentro un libro sicuramente potrebbe così restringere anche il campo visivo e l'ottica formativa di uno studente e di una studentessa. Grazie Sindaco. Dunque adesso siamo... grazie mille. Normali tra virgolette, ma in realtà sono eccezionali se sappiamo leggerle.
e queste si trovano nella storia, si trovano nella nostra vita di tutti i giorni, si trovano nell'arte, nella bellezza, e sono tutte cose che più riuscite a conoscerle, più riuscite a vederle, più riuscite ad apprezzarle e a coglierne il significato per adoperarle nella vostra vita e nella vostra crescita. Ecco, mi auguro che questa sia una giornata importante, perché bisogna ricordare, perché bisogna capire, e anche perché questa possa essere un motivo di crescita. Grazie. Filippo, ti chiedo di spostarti, sì, perché qui c'è una diretta Facebook che ha organizzato Don Eugenio, tremendo. Allora, Filippo Lucci, innanzitutto ecco, non posso non associarlo a mia madre che è appena uscita, però vabbè, quindi veramente un affetto di una vita, insomma, ci conosciamo da bambini, e il nostro legame era proprio mia mamma, la professoressa Rosanna Di Nicola, e poi la professoressa Paola Di Felice, che ringrazio in maniera veramente affettuosa per la presenza e per insomma, elevare in maniera importante quella che è un seminario di riflessione stamattina, per una esperienzialità, un bagaglio culturale nonché professionale importante. Bene, Filippo, memoria ed identità europea, amministratore delegato del Consorzio Punto Europa, un amico, dicevo, è stato già qui in questo auditorio più volte. Abbiamo parlato insieme di lotta al cyberbullismo, al bullismo, a tutto quello che è un comportamento non corretto nei confronti dei pari, nei confronti degli adulti. E per me è una gioia provare te stamattina, la mamma mi è rientrata. E quindi ecco, ti do la parola e ti affido ai nostri studenti di Villa Comano e Cervignano. Grazie, grazie, buongiorno a tutti, un piacere ed un onore essere qui. Avete la fortuna voi di avere in questa comunità una dirigente straordinaria che sta facendo tanto non solo in questo complesso, ma per la cultura e il sociale dell'intero territorio della nostra provincia e per l'Abruzzo. Quindi grazie Letizia per il tuo percorso, per la tua qualità che metti in campo e disponibilità, e insieme a lei a Don Eugenio, che ho conosciuto alcuni anni fa, una persona brillante, prima che un prete, un pastore, un uomo in grado di trasferire no, amore per gli altri e per la fede. Questo testo è un testo importante, soprattutto in questa giornata del ricordo e della memoria. Intanto la cosa che mi ha colpito è la dedica alla nonna Pina. E anche qui è memoria, oltre che affetto, famiglia, radici, sono tutti concetti importanti che non dobbiamo mai perdere di vista. La nonna è un punto di riferimento della famiglia e rappresenta a volte la solidità, l'esperienza, la saggezza, e purtroppo in questi tempi chiamati moderni anche gli anziani non sono considerati spesso, troppo spesso, come punti di riferimento, ma abbandonati a loro stessi nelle case di riposo, nei luoghi più emarginati della società. In realtà prima e ancora di più vale oggi, l'anziano, la persona matura, era il saggio del paese, quello a cui si andava a chiedere consiglio. E questi sono tutti punti fermi che noi stiamo perdendo e dobbiamo recuperare in qualche modo, come recuperare la memoria dell'esperienza. Io dico sempre, non c'è un albero bello nel nostro pianeta che non abbia radici profonde, solide, ben piantate a terra. Quelle radici sono appunto la memoria, sono tutto quello che abbiamo vissuto, tutto quello che voi vivrete nel vostro percorso di vita rappresenta la memoria, tutto quello che avete visto, conosciuto, tutto quello che avete imparato, che avete letto, la musica che avete ascoltato, un museo che avete visitato, un dipinto, tutto questo, un viaggio fatto semplicemente, rappresenta la memoria e vi accompagna, vi fa essere persone in grado di decidere, di riconoscere, di scegliere, persone quindi libere. Ecco, in quel periodo della storia che oggi raccontiamo, in cui cerchiamo di fare memoria, quella libertà si è persa, quella possibilità di scegliere si è perduto,
dobbiamo ricordare affinché non accada ancora, non solo una tragedia così grande che veramente ha sconvolto l'umanità e ha segnato i popoli per intere generazioni, tant'è che ancora oggi noi lo raccontiamo con un dolore profondo grazie ai testimoni che sono ancora viventi e grazie a quello che stiamo facendo, grazie a questa pubblicazione oggi. Ma oggi leggevo che Liliana Segre, la senatrice a vita, anche lei sopravvissuta alla tragedia della Shoah, e ha detto: tra qualche anno, quando non ci saranno più i testimoni, rimarrà soltanto una riga scritta sul libro e nessuno più ricorderà quanto accaduto, e quindi il rischio che possa accadere è un rischio alto. Ebbene, io penso che noi abbiamo fatto un percorso come popolo europeo in grado anche di riconoscere i rischi dell'attentato alla libertà, e quindi oggi siamo più robusti culturalmente, magari per affrontare e riconoscere e anticipare un problema così grande. Questo è l'augurio che io faccio a noi stessi, perché ovviamente rivedere in queste giornate quelle immagini sono immagini che fanno male all'umanità, voglio dire. E abbiamo detto l'importanza della scuola, vi ricordo, però è difficile anche raggiungere ognuno di voi a questa età affinché qualche pezzettino di quello che oggi stiamo dicendo vi possa accompagnare nella vita. È uno sforzo che si fa, però a volte le scelte più importanti di un percorso personale si fanno proprio durante il periodo della scuola, dell'istruzione, dell'università, e magari incontrando l'esperienza di un libro come questo di Don Eugenio, che parla di Padre Kolbe, che a sua volta viene, questa testimonianza di vita viene raccontata al mondo dalla persona salvata da Padre Kolbe. Quindi questa storia è frutto di una testimonianza di qualcuno che si è salvato grazie ad un uomo che ha deciso di donare la propria vita per un altro uomo, ed è un messaggio forte mettere al centro gli altri, cioè rinunciare alla propria sicurezza, alla propria vita, al proprio percorso di vita per dedicarsi a salvare qualcun altro. Eppure, se ci pensiamo, io dico sempre, il senso vero della vita è questo: fare felici rende felici. Non c'è un concetto più importante della vita se non quello di aiutare chi è rimasto indietro, di rendere felice una persona, ma non solo la propria mamma, con un buon voto a scuola, quando si torna a casa e si può dire: mamma, ho preso un bel voto, e vedere quel sorriso che si illumina, e abbiamo fatto felice la nostra mamma, e ci siamo, e alla nostra volta siamo felici noi. Quando siamo felici, orgogliosi di dire: ho preso un bel voto, sono stato riconosciuto come bravo perché ho studiato, perché ho fatto sacrifici, perché sono riuscito a rappresentare quello che mi è stato chiesto in maniera ottimale, ma anche con gli amici, con la comunità, con chi ha realmente bisogno. Quando siamo felici, quando possiamo aiutare qualcuno. Ecco, per poter però aiutare qualcuno dobbiamo essere in grado di farlo, dobbiamo essere liberi, dobbiamo avere una professione che ci consente di essere indipendenti. Ma per essere indipendenti, anche economicamente, non vuol dire vincere, grattare il gratta e vince, giocare al Superenalotto o andare al Grande Fratello. Significa fare un percorso di sacrificio. Una strada in salita porta ad una meta. Nessun successo arriva senza sacrificio. Ecco perché il sacrificio non deve spaventare, non deve essere brutto, deve essere qualcosa di positivo, perché ci porta ad una meta, alla libertà, all'indipendenza, alla possibilità di divertirsi. Poi immaginate una partita di calcio in cui il risultato è già stabilito perché ci siamo comprati l'arbitro. Che gusto c'è a giocarla quella partita? Non c'è nessuna soddisfazione nel vincere se abbiamo truccato la partita, se invece c'è il sacrificio, perché anche i giocatori sono modelli. Lo sport è un modello molto positivo, a mio giudizio, perché per arrivare ad essere campioni dietro c'è un grande sacrificio nel cibo, nelle ore di allenamento. Ecco, il sacrificio porta ad una meta, porta ad un successo e porta anche alla libertà di poter scegliere e aiutare, e questo è la cosa più importante che noi dobbiamo conservare nel nostro cuore, che è la memoria, ma anche la capacità di raggiungere gli obiettivi con sacrificio.
Vedete, sono tanti temi che si intrecciano con questo tema più grande, no? della tragedia, della Shoah, di quello che è accaduto ad Auschwitz, che qui viene raccontato bene. E però noi dobbiamo anche rapportare quel momento storico, quell'evento storico, a quello che viviamo quotidianamente, affinché non ci sembri qualcosa di troppo lontano, di distante, di superato. Io sono stato in Ucraina, appena è scoppiata la guerra. Ho preso un furgone, ho caricato del materiale, degli aiuti che così mi avevano segnalato, e sono andato. In 3 giorni sono andato e sono tornato. E ho riportato qui, da noi, in provincia di Teramo, 9 donne. Per convincerle a venire, a fuggire dalla guerra, erano sotto i bombardamenti, per convincerle a tornare, ci abbiamo messo tanto tempo. Perché avevano paura di affidarsi ad un uomo che era venuto dall'Italia, ma con quali obiettivi? Ci vuole rapire, ci vuole stuprare, ci vuole fare del male, o realmente ci vuole aiutare? Come lo riconosciamo un uomo che ci vuole aiutare? Ecco, lì comprendi quanto è grande la tragedia della guerra, la paura della guerra, la paura dell'altro. Penso io di non far paura, pensavo di non far paura, ma quando c'è la tragedia della guerra si perdono tutti i valori, tutti i prismi, tutte le regole. E prima che queste ragazze abbiamo parlato dentro la macchina per arrivare qui in Italia, ci abbiamo messo ore per cercare di comunicare, di far comprendere che andavamo in un posto sicuro, non li portavamo a compiere qualcosa di negativo. Una ragazza in particolare era molto in difficoltà, completamente al freddo, senza vivere, aspettava un bambino. Ebbene, perché lo racconto? Non come, diciamo, esibizione di un fatto che mi rende orgoglioso, ma lo racconto perché è il concetto fondamentale di cui vi parlavo prima: fare felici rende felici. Il mio cuore è pieno di gioia perché questa ragazza ha scelto, e aspettava un bambino, di chiamare quel bambino Filippo, come me. E io penso che nella vita non potrò raggiungere una soddisfazione più grande di questa: aver aiutato nel piccolissimo una persona a salvarsi, a proteggere il proprio bambino che aveva nel grembo. Ecco, è il messaggio della vita ed è il messaggio più bello che possiamo portare ognuno di noi. Io vi ringrazio tutti per questa attenzione, per questa occasione di confronto. Salvatore, nostro direttore, che ha anche le qualità per trasferirci un messaggio positivo, e Daniela che con il suo intervento, e vi ringrazio. Vi dicevo, volevo salutare 2 persone in particolare, però, perché le occasioni pubbliche servono anche a questo, a dare riconoscimento dei percorsi di vita. Per me la professoressa Maria Nicola è stato un riferimento fondamentale, lo è ancora, e penso anche che una donna, una delle prime donne in Abruzzo che è diventata sindaco di una comunità, rappresenti anche un modello, no? Da intendere e da imitare. E poi la nostra professoressa Paola Di Felice, che è una persona di cultura vera. La cultura è qualcosa che diciamo, è importante se la riusciamo a custodire, ma anche se la riusciamo a trasferire agli altri. E Paola ha questa grande capacità di trasferire, di condividere, e con semplicità, ma anche con un grandissimo livello e anche con una visione internazionale che a volte noi nei piccoli paesi di provincia, nelle piccole comunità, a volte non riusciamo ad esprimere o a cogliere pienamente. Paola invece ci riesce sempre, quindi grazie anche per la pazienza di avermi ascoltato e per essere qui con noi a condividere questo momento. Buona giornata a tutti e buona vita. Educare i nostri figli e le nostre figlie, perché spesso
tutti. Tendiamo a dimenticare il bene ricevuto, un'azione di aiuto ricevuta, e quindi educare proprio al senso della gratitudine credo che sia un passaggio veramente significativo. E poi il sacrificio, che come donna di scuola vorrei ricondurre allo studio, vorrei ricondurre a quei pomeriggi nei quali vi potete sentire smarriti di fronte ai compiti, di fronte allo studio. Allora io dico sempre: ci si sciacqua il viso e si ricomincia a studiare, perché è l'unica vera arma, è l'unica vera possibilità per costruire un futuro dignitoso, come ci ha descritto Filippo. Bene. Ecco, il direttore dell'Araldo abruzzese, che è un settimanale importantissimo, è una finestra i nostri territori, che viene sviluppato all'interno delle nostre aree territoriali. L'Araldo abruzzese rappresenta un'interfaccia, quello che l'Abruzzo nelle sue difficoltà, nella sua resilienza assoluta, cerca di portare avanti quotidianamente, nonostante le enormi difficoltà che soprattutto noi adulti conosciamo, ma che spesso ricadono tutto sulle nuove generazioni. Salvatore Coccia, facciamo cambio, così Salvatore si è più... No, va bene. Grazie per la presenza, grazie per la disponibilità e buon intervento. Grazie. Buongiorno ragazzi. Il giorno della memoria è un evento non importante, importantissimo. Per voi questo evento è un evento molto lontano. Se volete è lontano anche per me, forse per i vostri nonni o per il papà dei vostri nonni. Qual è il rischio? È il rischio che i testimoni, cioè quelli che hanno vissuto e che hanno pagato all'interno di queste drammatiche vicende, rischiano di scomparire. Oggi i testimoni diretti, cioè quelli che hanno vissuto questi eventi drammatici, stanno per morire tutti. Allora cosa resta? Resta il racconto. È qui dove dobbiamo soffermarci, il racconto di un evento drammatico, una pagina nera della nostra storia. Perché ha disumanizzato un contesto sociale. Pensate per un momento: da domani alcuni di voi non possono più venire a scuola, da domani alcuni di voi, perché sono diversi, mettiamo tra virgolette diversi, restano a casa, non possono frequentare più gli amici di oggi per domani. Non si possono frequentare tutti i negozi, il negozio di vicinato, dove c'erano anche i nostri amici, dove c'erano anche le persone che noi conoscevamo da una vita. Ma può essere, non è può essere, è accaduto. E allora qual è l'importanza del racconto? Io faccio il direttore del giornale, per cui da giornalista cosa devo fare? Io devo essere lo strumento di comunicazione che racconti, ma raccontare non è semplicemente ricordare una cosa. Il ricordo è qualcosa che vola. Ah sì, mi ricordo,
Ma cosa mi ha insegnato? Mi ha insegnato qualcosa questo evento? Che significa insegnare? Insegnare, i vostri insegnanti, sono insegnanti perché lasciano il segno. Insegnare, lasciare il segno. Il racconto non è tale se non lascia il segno. Pensate voi anche ad eventi della vostra vita, ad episodi che vi hanno lasciato il segno. Perché? Perché le ricordate particolarmente. Un rimprovero bruttissimo dei vostri genitori, una punizione forte. Quant'è che diventa memoria? Non quanto scompare nel tempo, ma quanto lascia il segno. Io vi voglio leggere, pochissimo, fra poco smetto, vi voglio leggere cosa dice una sopravvissuta, Lia Levi, e se vi capita, anche ditelo ai vostri insegnanti, ma lo sanno certamente, Lia Levi è una sopravvissuta che era una ragazzina al periodo della Shoah e che poi ha scritto tanto, ha scritto tantissimo, tanti libri. In uno dei suoi tanti libri, che ha come titolo Il giorno della memoria, ha spiegato ai miei nipoti. Lia Levi dice: ricordare non basta. Il ricordo non resta lì per sempre, se ne scappa, se ne vola il ricordo. Sì, vabbè, mi ricordo, finisce. A volte ci si emoziona per un attimo e poi tutto vola via. Perché resti? Questo è il punto. Il ricordo si deve trasformare in memoria. Lia Levi ci invita a distinguere nettamente ricordare e fare memoria. Memoria è quando i ricordi sono diventati mattoncini, mattoncini del nostro oggi. Noi siamo qui e rappresentiamo il presente, lo sappiamo, ma senza il passato non avremmo senso, saremmo una scatola vuota. Noi non vogliamo essere scatole vuote, ma vogliamo essere mattoncini, cioè realtà vive, concrete, per costruire il nostro oggi. E il nostro oggi non può essere una ripetizione di questo ieri, all'interno del quale alcuni erano ritenuti altro. Non so se vi hanno detto i vostri insegnanti o avete anche letto voi che in questo periodo di persecuzione non è solo persecuzione degli ebrei, già questo è gravissimo, ma l'inizio della persecuzione inizia con la eliminazione di disabili, di omosessuali e di altri, a loro giudizio, non produttivi, non emergenti a livello della società. Qual è il rischio oggi? Di ripetere queste cose iniziando così a serpeggiare, con un pensiero nuovo. Oggi, se non produciamo, non serviamo la società. Ma è possibile questo? No! Pensiamo per un attimo ad amici nostri, a parenti nostri che magari hanno avuto e hanno dei problemi. Sono inutili alla società o ci aiutano? Fanno parte del nostro affetto, del nostro amore o sono altro? Purtroppo però oggi l'indifferenza, il dire sì, ma questo a me non riguarda, è un po' come, ragazzi, quando si diceva: ah, ma guarda, quello è un drogato, quello è un drogato, mamma mia, i genitori dicono: sta attento, non ci andare assolutamente, quello è un drogato. Se poi magari capita che nostro fratello o nostra sorella capita in quel laccio, dopo il problema del drogato non è il problema dell'altro, ma diventa il problema mio. E allora questo mattoncino lo devo mettere solidamente nel mio presente.
Noi ragazzi dobbiamo costruire il nostro presente, e il nostro presente prima di tutto è accettare noi stessi così come siamo, non quello che vorremmo essere. Io pure vorrei essere il direttore della Repubblica, però sono il direttore della Regione Abruzzese, sono contento perché il mio essere direttore di questo piccolo giornale significa mettere il mattoncino dell'oggi, e per me l'oggi è presente intanto in quanto coinvolgo totalmente me stesso in quello che faccio. È poco, ma mi si chiede di fare questo poco? Non mi si chiede di essere indifferente, ma tanto guarda, lo fanno gli altri, ma tanto a che serve, ma sono tutti uguali. Ragazzi, evitiamo questi luoghi comuni, evitiamo questi luoghi comuni, perché se noi evitiamo questi luoghi comuni occupiamo il nostro spazio. E sappiate, ragazzi, finisco perché sennò mi cacciate voi, il nostro spazio, lo spazio che io devo occupare, se non lo occupo io, lo occupa qualcun altro, e qualcun altro poi gestisce la cosa anche al posto mio, perché con la mia indifferenza io praticamente mi metto da parte e, come dire, vendo il mio pensiero e la mia azione, che sono cose mie, ad altri. E io non ho intenzione di vendere niente a nessuno, ma di essere me stesso. Grazie ragazzi. Intergenerazionalità, autonomia, che rientrano perfettamente, professore, nel nostro piano dell'offerta formativa. E sono tanti i percorsi didattici che noi favoriamo affinché i nonni e le nonne possano avere un ruolo importante nelle sezioni delle scuole dell'infanzia, nelle aule delle primarie e delle secondarie di primo grado. L'intergenerazionalità che va favorita, va aiutata, e anzi bisogna contrastare tutto quello che è una mancanza di intergenerazionalità, che è una povertà qualora non ci fosse. Il PNRR, Filippo mi aiuta sicuramente, è ormai una linea guida, è uno scenario che porta ciascuna istituzione, ciascun ruolo apicale a ragionare proprio sul contrasto a tre grandi disuguaglianze: territoriali, e noi qui siamo una espressione di aree interne e di periferie importanti della città di Teramo; disuguaglianze territoriali, disuguaglianze di genere, tema che ora non tocchiamo ma che Auschwitz evidenzia, e le disuguaglianze generazionali. Quindi la scuola ancora una volta rappresenta quella opportunità per i nonni, per le nonne, per chi è un po' più in là nell'età e che ha un bagaglio che non può restare a casa ma deve essere condiviso con i nostri studenti e con i nostri figli. Il direttore sottolineava l'autonomia, il pensiero divergente, il pensiero concreto, il pensiero flessibile, quello che la scuola non può non favorire nei propri studenti, che devono risolvere un problema di matematica sul quaderno, sul libro, ma che poi sarà una strategia mentale per risolvere eventuali criticità o problemi di vita. Grazie Salvatore. Dunque, questo auditorium raccoglie un po', no, le più grandi progettualità della nostra scuola, perché, ripeto, è la sede centrale. La mostra che vedete è la, diciamo, l'espressione tangibile di un percorso di relazione che abbiamo avuto con l'Università di Teramo. Trovate delle slide stampate che vanno a riassumere un po' un percorso di attenzione alle nuove generazioni e all'adolescenza. La firma è quella del dottor Di Stanislao Augusto, e il contatto con l'università
è stata la professoressa Alessandra Martella, delegata del welfare dell'università. In tutti i seminari che ho avuto l'opportunità e l'onore di seguire all'Università di Teramo, ho sempre incontrato un volto che ho seguito e che oggi ho l'onore enorme di avere nella mia scuola, ed è la professoressa di Tondini Daniela. E qui accanto a me parlerà di quella che è la memoria, il valore della memoria all'università. La professoressa Tondini è una ricercatrice di matematica dell'Università di Teramo. Oggi fa le veci del rettore, il magnifico rettore dell'università, come delegata del rettore ai rapporti con le confessioni religiose. Questo ha completezza di una personalità professionale di altissimo livello. Grazie. Grazie, è un onore per me essere qui oggi con tutti voi, con vedere volti giovani. Io insegno al primo anno, a tutti i primi anni dei percorsi di studio che sono nel nostro territorio teramano, nel nostro Ateneo teramano, quindi ragazzi di 19 anni, e spero di vedere tra qualche anno anche qualcuno di questi volti. Quindi ogni volta che mi rivolgo ai giovani, per me, a me si riempie veramente il cuore di gioia, quindi sono io a ringraziare la dirigente, la professoressa Parigati, per l'invito, e poi l'amico, mi fa un po' specie chiamarlo Don Eugenio, perché io l'ho conosciuto Eugenio e quindi nel 2018 è stata la prima persona, insieme a Monsignor Leuzzi, che ho avuto il piacere di conoscere al loro ingresso a Teramo, e quindi l'amico Eugenio lo ringrazio perché ci lega ovviamente una amicizia ormai da diversi anni, e ho il piacere poi ogni volta che si fanno questi incontri, questi seminari, di rincontrare veramente gli amici, Filippo Lucci, Paola Di Felice, Salvatore Goccia, insomma tutti amici. Quindi vedete che comunque questa comunità teramana, che poi non è piccola, anche diciamo il territorio qui di Villa Romano e Cermignano, insomma, diciamo che è comunque un territorio che ha anche diciamo, varie prospettive, varie progettualità. Io oggi con voi volevo fare semplicemente un discorso, soffermandomi in modo particolare su quello che un pochino forse è stato già anche in parte menzionato, e cioè la memoria e il ricordo, e poi anche sulla cultura, il rapporto tra un po' la cultura e la violenza. Quindi si diceva che la memoria è fondamentale, è importante, però a differenza del ricordo non rappresenta semplicemente un'immagine di qualcosa che è stato, ma ne fissa nell'umanità l'idea, generando cultura, conoscenza e alimentando appunto la riflessione, come si è detto poc'anzi. La memoria che cosa fa? Fa sì che la storia narrata attraverso quell'idea non si ripeta. E l'esistenza stessa della giornata dedicata alla memoria deve servire a noi tutti per ricordare che cosa? Che ogni volta che una persona viene discriminata o perseguitata a causa della propria identità, colore della pelle, vissuto, classe sociale, religione, provenienza, quella storia si ripeterà anche se non dovrebbe mai ripetersi. E allora la giornata della memoria perché si chiama in questo modo? Si chiama così proprio perché è pensata per ricordare, per coltivare e facilitare il ricordo. Ma che cosa serve quindi ricordare? La memoria non è una cosa scontata, lo sappiamo tutti, è una cosa che va comunque allenata, tenuta costantemente in considerazione nella nostra vita quotidiana. Se ciò non accade, rischiamo ovviamente di perderla e di ricadere così negli stessi errori del passato, sia i nostri personali, sia quelli dei nostri antenati. Il 27 gennaio è la memoria di tutti noi, va a che cosa? Va proprio alle vittime dell'Olocausto, del nazismo e del fascismo.
Quindi lo scopo non è solo ricordarci che l'essere umano ha la capacità di generare l'orrore, ma che l'umanità ha anche la possibilità ogni giorno di abbandonare questa capacità e far sì che non si ripeta, che non si rigeneri, e può farlo tenendo assieme identità diverse e interdipendenti, quindi soggettività differenti, come si diceva prima. Può farlo accogliendo il prossimo, aiutandolo, rendendolo parte della propria vita, assicurando che i suoi diritti potranno essere sempre i propri, abbattendo i muri dell'ego, non arrogandosi mai il diritto di stabilire cosa sia normale o cosa sia superiore. Ma perché, per ricordare uno dei crimini più ripugnanti commessi dal genere umano, si è scelto proprio il 27 gennaio? Il motivo è che nello stesso giorno del 1945, ormai sono passati 78 anni, fu liberata proprio la città di Auschwitz, e così fu scoperto anche il campo di sterminio destinato a diventare il simbolo del genocidio nazifascista. Quel 27 gennaio le truppe sovietiche varcarono i cancelli del campo di Auschwitz e trovarono migliaia di prigionieri in condizioni disumane, affamati e molti anche usati per esperimenti medici e sistematicamente torturati. Si stima che i sopravvissuti allo sterminio e salvati dai sovietici quel giorno furono circa 7.000, pochissimi purtroppo rispetto al numero di quelli che invece lì, in quello stesso luogo, trovarono la morte, 1.100.000 persone. Sono numeri difficili da immaginare questi, forse persino direi quasi impossibili da capire. E quel 27 gennaio, tra le persone liberate dalle truppe sovietiche, c'erano moltissimi bambini e ragazzini come voi. E anche attraverso la loro memoria che il ricordo dello sterminio nazifascista è potuto arrivare fino a noi. Quegli stessi bambini che, crescendo, hanno testimoniato, raccontato, spiegato e aiutato altri a capire un dramma storico tra i più atroci della storia recente. I loro ricordi, i loro racconti hanno funzionato da diario vivente di una tragedia, di un genocidio. E soltanto grazie al loro lavoro, a quello dei tribunali internazionali e degli storici, il ricordo dell'Olocausto si è mantenuto vivo. E ogni 27 gennaio, per questo, possiamo dire che è una conquista e celebriamo la Giornata Internazionale della Memoria. Quello stesso 27 gennaio, tra quei bambini sopravvissuti al campo di concentramento di Auschwitz, c'era, come si diceva prima, la si ricordava, Liliana Segre. Era il 30 gennaio del 1944, quando da Milano Centrale la Segre fu deportata insieme a suo padre Alberto verso Auschwitz. Aveva solo 13 anni. E una volta varcata la soglia del campo, suo padre non lo rivide mai più. E fu in quello stesso campo di sterminio che morirono anche i suoi nonni, tre generazioni vittime dello stesso crimine, quello della cancellazione del popolo ebraico. La memoria quindi serve a sentire che cosa? A sentire le cose più vicine, presenti, possibili. Ricordare eventi come quelli dell'Olocausto è utile ad essere consapevoli di un fatto agghiacciante ma reale. Quell'orrore potrebbe succedere di nuovo. È l'unico antidoto al ritorno della malattia autoritaria e antifascista, è proprio il ricordo. Se oggi, ogni anno, si organizzano vari eventi in tutto il mondo, è perché davanti al pericolo che una tragedia simile succeda di nuovo, è necessario unirsi proprio nel ricordo. Unirsi a prescindere da differenze di fede, di credenze politiche o di etnia. Il dramma di Auschwitz, infatti, non è una questione europea, non è nemmeno esclusivamente il simbolo dello sterminio degli ebrei, è un ricordo collettivo che trascende ogni appartenenza a minoranze, a stati o a comunità. Quella del 27 gennaio è la memoria utile a essere coscienti di quale orrore porta all'odio, di quali danni fa la segregazione, di quali atrocità implica la colpevolizzazione della divisività, l'estremismo ideologico, la guerra che oggi ancora ci troviamo a combattere.
Fondamentale quindi è la volontà collettiva di ricordare, di non abbandonarsi all'oblio, alla visione del presente come qualcosa di completamente slegato dal passato. Oggi l'orrore della Shoah, quello specifico orrore di quel periodo, rappresenta sì il passato, ma se commettiamo lo sbaglio di archiviarlo pensando che non potrà mai tornare, rischiamo che questo invece ritorni, anzi possiamo addirittura essere certi che tornerà. E quindi il nemico principale della cultura è la facilità con cui può essere dimenticata e messa da parte, e l'assenza proprio di cultura genera violenza. Oggi, nella giornata della memoria, è fondamentale ricordare la violenza che fu, anche per poter individuare la violenza che ancora oggi ci circonda. Ogni volta che assistiamo a manifestazioni di intolleranza, molestie, razzismo o discriminazione contro comunità che si basano sull'origine etnica, sociale o religiosa, assistiamo all'assenza di cultura e alla nascita della violenza. È importante ricordare che l'Olocausto è avvenuto nel quasi totale silenzio collettivo e che tardivamente l'umanità si è resa conto di quanto stesse succedendo. Di questo, come di molte altre cose, dobbiamo fare tesoro per riuscire proprio a non ripetere quel silenzio. Una giornata come quella di oggi deve imporci quindi di aprire gli occhi di fronte alla banalità del male che cerca di ripetere se stesso. Non dimentichiamolo, è il dovere di tutti noi. Evitare che si ripetano gli orrori del passato è la nostra chance di evolvere come esseri umani. Dobbiamo quindi scardinare la logica del muro e del filo spinato. Dobbiamo renderci conto che quel filo non è ancora stato tagliato completamente. Mi piace ora concludere questa mia piccola riflessione che ho voluto esporre a tutti voi ragazzi con due frasi. Una che mi piace sempre ricordare e che ripeto ogni qualvolta vado a fare orientamento nelle scuole. Prima si parlava di intergenerazionalità e quindi ritengo che questa sia una cosa fondamentale, perché spesso si dice che i giovani rappresentano il nostro futuro. Io sinceramente direi i giovani rappresentano il nostro presente, con i quali dobbiamo andare a costruire il nostro ed il loro futuro. E poi la classica frase di Primo Levi sulla giornata della memoria: è avvenuto, quindi può accadere di nuovo, questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire. Buona giornata della memoria a tutti voi. Sottolineato di nuovo l'importanza della cultura, e se è vero che la più grande dispersione scolastica è quella in Italia che si registra nella mancata iscrizione all'università, oltre a tutto il contrasto che noi facciamo nel primo e nel secondo ciclo, ma la più grande dispersione è il mancato titolo universitario. Io auguro a tutti gli studenti e le studentesse presenti che questo primo approccio al mondo dell'università possa essere di buon auspicio e che tra qualche anno tutti voi possiate avere una laurea non solo appesa in sala, ma soprattutto che sia proficua per vite meravigliose per ciascuno di voi. Grazie professoressa. Adesso dobbiamo aprire il libro, dobbiamo aprirlo, perché adesso lo abbiamo trattato in tutti i modi, adesso lo apriamo con l'autore di questo libricino piccolo e prezioso, maneggevole, che si lascia leggere e che lascia tanto nel cuore del lettore. Don Eugenio Merrino. Sono tutti studenti tuoi. Infatti gioco in casa. Oltre al appunto gioco in casa non solo con voi, ma perché, scusate le spalle, sono circondato chiaramente da diversi amici da lungo tempo. E faccio adesso i ringraziamenti e poi iniziamo.
sicuramente, allora, beh, per non dimenticarne nessuno quanto sotto. Allora, il primo è la persona senza cui, non è vero che è stato un piccolo contributo, senza cui questo testo non poteva avere luce, che è il dottor Andrea Cingoli, e quindi grazie all'amico Andrea. Grazie a Bussola, o meglio ad Aracne, che va a pubblicare con la Bussola, grazie a quello che da quando sono in Abruzzo è stato un padre, davvero, un mentore, e una persona che mi ha sempre dato e mi ha sempre infuso tanta fiducia, perché io arrivavo da due riviste che, vabbè, se non conoscete non vi preoccupate, che era Frammenti di Pace e Orbisfera, e poi la Ronda Abruzzese mi ha adottato. Grazie all'amica Daniela, e con questo saluto l'altro amico, il professor Dino Mastrocola, che è a Benevento, non è potuto essere qui, e la mia sorella maggiore, la dottoressa Letizia Faticati. Allora ragazzi, dobbiamo parlare un attimo, a grandi linee vi hanno detto un attimino questa storia. Allora dobbiamo parlare di chi era Massimiliano Colbe, meglio Raimondo, perché i frati cambiavano nome quando diventavano frati, per dire è un'altra vita. Allora andiamo con la prima immagine. Queste sono immagini difficilissime da trovare, poche volte le vedrete. Questo è Massimiliano da piccolo, ecco, se magari riesci pure, ecco, top, perfetto, hai dei collaboratori qualcuno. Questo è Massimiliano, è un bianco e nero perché non c'erano gli iPhone all'epoca, ora vi mettete pure i filtri, no? Ecco, una volta questo era il massimo che si riusciva a ottenere. Questo è Massimiliano Colbe da piccolo. Massimiliano nasce in una famiglia poverissima, diversi fratelli, molti di loro moriranno, e fin da piccolo ha questo desiderio nel cuore, il comunicare. Uso questa parola, userò spesso questa parola comunicare, perché le persone presenti hanno molto in comune con Massimiliano. Ora vedrete perché uso spesso questa parola. Andiamo avanti nell'immagine successiva. Ecco, sì, ce la farebbe. Ok, sì, scorre. Massimiliano comincia a diventare chiaramente più grande. A una certa età, una volta c'erano i seminari minori. Cioè si entrava in seminario, ora si entra in seminario generalmente dopo il diploma, ancora esistono i seminari minori, a Roma, a Napoli, ora me ne dimenticherò qualcuno, per una volta si entrava proprio vicini. E lui fa una scelta, si innamora di uno che voi sicuramente conoscete bene, Francesco, San Francesco? Bravo, San Francesco d'Assisi. E vi dico subito una piccola curiosità, che forse qualcuno andate a vedere come si chiama, quando leggerete il libro, la persona che ha liberato. Possiamo scorrere in avanti. Ok, sì, scorri, questo è sempre lui da piccolo. A un certo punto, ecco, qui è novizio in un seminario, si chiama Serafigum, ok? Era il nome del seminario. Secondo voi io in quale seminario ho studiato? Come si chiama? Se 2 più 2 fa 4, lui ha studiato al Serafigum, io ho studiato al? Serafigum. Oh, esatto, al Serafigum pure io. Usciamo praticamente dalla stessa facoltà. Era solo collocato in un posto diverso, perché io chiaramente nella struttura, praticamente quella nuova, dove ho preso la prima laurea, perché questo libro è uno stralcio della prima laurea. Allora Massimiliano diventa frate e capisce, ora poi le studierete un pochetto, delle cose che vi lancio un po' dei lampi,
che il mondo ha diversi nemici, grossi, grossissimi. E interessante la frase che, non perché io adoro leggerlo, ma proprio lui è sempre puntuale, capisce che se un posto non lo occupo io, mi riferisco a quello che ha detto il dottor Coccia, lo occuperà qualcun altro, ha detto. E come lo occuperà questo posto? Che cosa farà? Apro e chiudo una parentesi, perché, anche perché siamo in una scuola. Della laicità della scuola, che cosa ne faranno i governanti dell'Europa, delle famose radici cristiane? Capite perché è importante? E nasce in germe una cosa che ha un nome che dice tutto. Milizia dell'Immacolata. Che cos'è una milizia? Dai, giocatori di PlayStation, che cos'è una milizia? Esatto, ecco, esatto. Se ti fa una milizia su Minecraft, che cos'è? Esatto, esattamente, milizia. C'è in seno proprio la forza della lotta contro quella che all'epoca era, uso una parola che vuol dire tante cose, poi crescendo studierete, la massoneria. Andiamo avanti. E qui è già da frate, e che cosa fa? Fonda il Cavaliere dell'Immacolata, una rivista che girerà tutto il mondo, perché poi verrà fondata e rifondata nei vari conventi e nelle varie città, il Cavaliere dell'Immacolata, che non era, capite, solo, ad oggi ancora esiste, solo una questione di religiosa, ma era proprio una questione del bene comune, dei valori. Andiamo avanti, ci dovrebbe essere una foto mentre lui scrive, esatto, vedete, e si dedica subito alla scrittura. Ecco perché ho detto un grande comunicatore, perché avete ascoltato Andrea che comunica attraverso l'arte, avete ascoltato Filippo, avete ascoltato a Salvatore che comunicano nei loro articoli, nei loro libri. Ok? Comunicare, la relazione a fondamento della memoria. Per fare memoria se dovevo incontrare. L'università, la scuola, tutte le relazioni che oggi vedete insieme a questo tavolo, perché? Sapete perché? Perché domani a quel tavolo ci sarà uno di voi. Qualcuno dovrà diventare sindaco, qualcuno dovrà diventare vescovo, qualcuno il più tardi possibile dovrà diventare, qualcuno il più tardi possibile però dovrà diventare direttore della Randa Abruzzese, più tardi possibile, perché è l'unico che non mi censura. Andiamo avanti con le immagini. Ok, nasce così addirittura, pensate, si chiama Città dell'Immacolata. Sapete che cos'è la Città dell'Immacolata? Voi immaginate un paesino grande quanto più o meno Forcella, che è una grande copisteria, perché una volta non è come oggi. Oggi Andrea, con quello che fa con il computer, prima aveva bisogno di 30 persone a progettare, a fare, a scrivere. Salvatore, per il giornale con la Randa Abruzzese, oggi quello che riesce a fare con una mail, una volta bisognava prendere l'asinello. Sì,
è tutto bellissimo, ma arriva la guerra. Guardate, noi siamo una generazione che guerra non ne ha conosciuto, grazie a Dio, e forse, e qualcuno ha scritto che forse è questo il problema. Però, come ci raccontava Filippo, scusate, io le chiamo per nome, dovrei dire dottor Coccia, però non mi viene spontaneo perché sono tutti amici. L'Ucraina è a poche ore di macchina di qui, sa? E cosa succede? Vi devo fare l'esempio. Alzano le mani tutti quelli che sono biondi qua dentro. Tutti biondi? Ok. Tutti biondi? Perfetto. Allora, immaginate che tutti i biondi quest'anno sicuramente sono promossi. Immaginate per un istante che tutti i biondi vi potranno bullizzare tranquillamente. Immaginate per un attimo che andate in bagno e vedete scritto vietato l'ingresso a quelli coi capelli neri, rossi, accesso solo a quelli coi capelli biondi. E sto dando delle immagini per farvi capire. Immaginate che tutti quelli biondi il voto minimo è 10. E tutti gli altri più di 6 non possono prendere. Camminavano per strada e nei negozi c'era scritto vietato l'ingresso agli ebrei. Verranno presi questi frati, tra cui anche Massimiliano Kolbe, e verranno deportati in questo campo di concentramento, dove, siccome siete minorenni, non vi ho messo alcuna immagine. Dove succedeva di tutto, e quando si dice di tutto vuol dire di tutto. Le persone non venivano solo uccise, le persone venivano torturate. La vita è tale se ha un valore, cioè se gli viene riconosciuto valore. Che cos'è che non veniva riconosciuto alla vita lì? Il valore. Sapete qual è la cosa più bella di questi relatori? Che non si sono presentati qui dicendo io sono modestamente, no, perché sanno di essere stati seduti lì e voi domani sarete seduti da questo lato. Andiamo avanti. Ok, sì. La terza foto è la quando, perché lui poi il giornale è stato fondato in tutto il mondo. Nella terza foto lo vedete, fa un po' proprio stranetto, e quando è stato missionario in Giappone. Ok, e poi esatto. Ora, prima di farvi vedere il primo video, vi dico che cosa è successo. Perché è diventato famoso? Ma ecco che un prigioniero si stacca dalle file e si avventura nel breve spazio che separa la miseria schiera deposta. E il padre Kolbe, colui che ha osato. Che cos'era successo? C'era stata una rivolta. E allora, come quando per
non punire tutta la classe, invece in genere si dice prendo il capro espiatorio, no? Padre Conte si alza e dice: non prendere lui perché ha famiglia, ha figli, prendi me, uccidi me, che sono un prete. Chi ha fatto la stessa cosa? I miei figli del catechismo soprattutto mi devono rispondere. Esatto, certo, lo potete dire, Gesù Cristo. Io muoio perché tu abbia la vita. Allora vi faccio vedere un video, il 8.1 credo sia. Dove Francesco 2 anni fa avevo amico così, sarebbe dovuto morire lui, che per i nazisti era solo il numero 5659, e invece la provvidenza aveva altri disegni su di lui. L'allora 31enne Francesco Begajovnicek, un prigioniero, racconta la storia, era appena riuscito a fuggire, perciò 10 altri, era la regola, dovevano morire nel bunker della fame. La scelta dell'ufficiale nazista cadde su Franciszek, che scoppiò in lacrime implorando pietà. Allora si fece avanti Auschwitz. Il padre Massimiliano Colle e si offrì al suo posto. Lui ha moglie e figli, disse soltanto. L'ufficiale acconsentì e fu un miracolo anch'esso. Di solito infatti bastava uscire dalla fila e parlare per essere subito uccisi. Già quel sergente polacco, tratto da un convenitore, era scampato al motore d'esecuzione tedesco. La vita che gli salvò poi, padre Colle, rischiò ancora di perderla, ammalandosi di tifo, e buon per lui, che l'unico medico dell'area era un suo amico d'infanzia. Poi fuggì anche egli con altri 21 compagni, tutti catturati di nuovo, e soltanto lui ed un altro ne uscirono vivi. Cagliaudice ne morirà poi nel 95. E poi lui che è stato salvato, vedete? In questa foto è con Paolo VI, che proclamò Colle beato nel 71 e l'allora cardinale Montigua, che poi lo realizzò nell'82. Per tanti anni provai rimorso, raccontò una volta famiglia cristiana al pensiero del suo sacrificio. Poi mi convinsi, un uomo come Colle non avrebbe potuto fare altro, ma non riuscii a perdonare finché non vidi alcuni civili tedeschi sfollati. Allora capì la differenza tra noi e i nostri aguzzini. Noi, nonostante tutto, eravamo rimasti uomini. Bene. Allora avete capito? Lui era un frate francescano. Il paradosso qual è? Che l'uomo che andrà a salvare si chiama Francesco. È una coincidenza curiosa se ci pensate. E poi vi voglio far conoscere il relatore della mia tesi, che è l'ultimo video, che è quello un po' che ha ispirato questo testo. Se gli vogliamo fare vedere prima la 09, scusa, se gli vuoi far vedere prima la 09, questo è la persona Francesco che ha salvato. Quello sulla destra chiaramente invece è San Giovanni Paolo II, che voi non avete giustamente conosciuto. Ok, possiamo andare avanti. E lì, questo è Papa Francesco che va a pregare. Questa è, lui morirà praticamente, Massimiliano Colbe, nella camera gas. Ok, questa è la stanza in cui si fa memoria e presumibilmente dove lui è morto. E ora nel video trovate il...
chiama Fra Raffaele di Muro, che salutiamo, che ci sta ascoltando perché siamo in diretta, la numero 11. Grazie, grande, dice, attenzione, l'odio distrugge, solo l'amore crea, l'odio ci disintegra, ci disgrega, solo l'amore è forza creatrice, dice lui. Immagini quando Papa Francesco è stato nella cella, proprio, di San Massimiliano, sono quelli dove San Massimiliano muore, vediamo questo di Papa che prima nella cella, dove San Massimiliano è morto con altri 9 compagni di sofferenza. Questa è la visita di Papa Francesco ad Auschwitz. Ad Auschwitz ha dato tanto a lui. Tutti i prigionieri erano da lui considerati, amati, custoditi, di qualunque religione, di qualunque nazionalità. Quindi, prima ancora della sua morte eroica, vorrei sottolineare anche quei mesi in cui lui è vissuto in Auschwitz ed è riuscito a trasmettere tanto amore. Al punto che quando si è notato questo sacerdote, loro dicevano mai abbiamo visto un sacerdote così, iniziavano a capire, non aveva sbagliato, ma niente, la mente di San Silviano ha saputo superare un po' di cose, quindi mi sembra una bella risposta a quello che dicevamo prima, l'amore vince le fissure, l'amore vince un tipo di barbario, e quindi la mente di San Silviano ha vinto una situazione dolorosissima, quella di Auschwitz, c'è un caro. Questo è stato il mio mentore all'università e quello poi che ha ispirato questo testo è stato il mio relatore di tesi. Allora, con l'ultima immagine io vi saluto, che è la frase che si è la 12, la 12. Che è la 11, la 12, ecco. Che è la frase che si è, diciamo, contesa il titolo del libro. Solo l'amore crea è il motto un po', ecco, nel vostro linguaggio potremmo dire il tag, ok? L'hashtag, ok? Così mi capite? Con cui Massimiliano Kolbe ha vissuto. Solo l'amore crea. Questo è, tanto dico per adulti, è una cosa proprio anche naturale, tra l'altro. Solo l'amore crea. E questa frase concludo col dire che potrebbe essere l'incipit, il primo passo per questo famoso nuovo umanesimo da cui si parla, ma che non prende il via. Perché oggi c'è bisogno di un nuovo umanesimo, c'è bisogno di un'Europa che recuperi le sue radici cristiane, ci vuole un mondo culturale come quello dell'arte, come quello del giornalismo, dell'università, della scuola, che riscopra l'umano. Per tutto è diventato economico. Siamo diventati l'uomo economico. Voi avete studiato l'homo erectus, l'homo sapiens. Ora c'è l'uomo economico e nella presentazione del testo io vi scrivo: in un mondo di high, ora me ne dimentico qualcuno, aiutatemi voi, high phone, high mac, high watch, poi che cosa c'è? Ecco, iPad, ecco, in un mondo, anche quando andate a comprare dell'io, high. In questo libro vi racconto la storia di uno che ha fatto del tu la sua ragione di vita fino a perderla. Fino a perderla. E su una cosa vi
piccolo compito per casa che vi piacerà. Vi do da ascoltare una canzone di uno che voi conoscete bene, è un cantante dei vostri, non dei vostri. Secondo me qualcuno di voi la conosce. Credo negli esseri umani di Mengoni. Allora, compiti per casa. Oggi pomeriggio, ripensando a questo momento con noi insieme, ecco il nuovo umanesimo. Cioè, ripensare in che direzione stiamo andando. Se una guerra diventa giusta perché economicamente ci conviene o meno. Se una legge è giusta, se economicamente ci aiuta. E in questo noi abbiamo, noi credenti, noi cattolici, abbiamo una responsabilità di fronte a loro. Abbiamo una responsabilità. Concludiamo con questa. Io volevo chiaramente ringraziare Don Eugenio per questa riflessione grande. Io vi avevo avvisato all'inizio, oggi abbiamo vissuto un seminario dove ci sono tante tanti pilastri ideologici, etici, morali, sui quali i miei professori sicuramente avranno modo di proseguire un percorso didattico educativo che porti la figura del giusto nelle nostre aule. Quindi San Massimiliano Kolbe è il giusto tra i giusti che stiamo adottando nel giardino della memoria e della speranza, della fiducia del Falcone Borsellino. Grazie a tutti, il libro è disponibile in segreteria, se qualcuno vuole accostarsi a questa lettura, nella segreteria appunto potete trovare delle copie relative al libro. Grazie a tutti, grazie.